Si chiama DroidCon, ovvero Android Convention, ed è il più importante congresso europeo per sviluppatori del sistema operativo Android, per intenderci quello che è utilizzato su ormai oltre il 50% dei telefoni cellulari in circolazione oggi. Inventato nel 2003, di proprietà di Google dal 2008, Android è arrivato alla sua 11ª versione e combatte per il predominio sul mercato con iOS di casa Apple, quello dell'iPhone. Dopo le ultime edizioni a Londra, Parigi e Berlino, il DroidCon arriva a Torino, portato dalla società di Information Technology Synesthesia, un riconoscimento importante per una città che grazie al Politecnico è all'avanguardia in tutta Italia per lo sviluppo di sistemi informatici e tecnologici innovativi. Che Torino sia un terreno fertile per l'innovazione, per la tecnologia, per le startup per esempio, quindi l'ecosistema di Android è molto ampio, molto vario e ci sono da grandi aziende come gli sponsor di cui abbiamo parlato, Intel piuttosto che Amazon e altri grandi player, ma anche tante realtà piccole, tante startup che stanno creando un nuovo ecosistema molto molto interessante. L'elenco degli sponsor che hanno voluto portare a Torino il DroidCon è lungo e prestigioso, così come non si vedeva da tempo. C'è Intel, c'è Telecom Italia, c'è Reply, c'è BlackBerry, tutte aziende che non solo sostengono la manifestazione, ma che cercano nuovi talenti da inserire in azienda. A disposizione di tutti gli iscritti anche una bacheca, detta del Job Exchange, dove colorati post attirano i ragazzi con offerte reali di lavoro. Un miraggio in tempi di crisi dell'occupazione come questi. Tra le meraviglie del DroidCon, il progetto di interazione macchina social network del perugino Manuele Palazzetti, che ha presentato il suo robottino che si muove comandato dai tweet. E poi protagonisti indiscussi sono stati Google Glass, occhiali inventati dal colosso di Mountain View che promettono di cambiare la nostra vita, come spiega uno dei guru italiani di questa tecnologia, il torinese Valerio Saffirio. La piattaforma riceve la lingua in italiano o in qualsiasi altra lingua, la lingua scritta o parlata, e dall'altra parte esce magicamente un attore virtuale che traduce la lingua in LIS, nella lingua italiana dei segni. Questo attore virtuale o avatar noi l'abbiamo preso e l'abbiamo messo nei Google Glass, per cui il sordo entra in un museo, punta i Google Glass su una statua, la statua lo riconosce e nell'occhiale lui vede l'attore virtuale che gli racconta la storia della statua. Il DroidCon termina con la folle esperienza dell'hackathon, ovvero l'Hacker Marathon. I giovani volenterosi che vorranno partecipare saranno chiusi per 30 ore tra sabato e domenica in una stanza e non potranno uscire finché non avranno sviluppato una nuova app, naturalmente con Android.